È stato un, un incontro importante e, e um, un incontro che ha dato ottimi frutti. Soddisfatti i 220 lavoratori H2O per l'incontro avvenuto tra l'assessore alla sanità della Regione Puglia Tommaso Fiore, il sindacato USPI e i rappresentanti della società H2O. L'USPI aveva chiesto la revoca delle procedure di cassa integrazione per tutto il personale e il reintegro delle 17 unità licenziate. Eh, è importante quello che, la, che, la, è che il nostro assessore ha detto che mh, entro giovedì chiederà la revoca della cassa. Quindi mh, 220 persone rientreranno nei prossimi giorni nel loro posto di lavoro. E per quanto riguarda i 17 licenziati, già licenziati? Anche su questo numero l'impegno dell'assessore e anche dell'H2O dell che nei prossimi giorni ehm, anche questo personale dovrebbe rientrare. Giovedì dunque è previsto l'incontro tecnico, più che altro sui tetti di spesa, con l'amministratore del gruppo Villa Maria. I lavoratori H2O, lo ricordiamo, svolgono i principali servizi dall'accoglienza al trasporto sangue, oltre che la pulizia dei reparti, nella Villa Antea, Villa Lucia a Conversano, Villa Bianca a Cassano, Villa D'Amore a Taranto e Città Hospital a Lecce.